al mese, mentre invece saranno sostituiti dei funzionari civili che costeranno ciascuno 140.000 euro l'anno. Guardiamo il servizio e poi ne parliamo. Nel mirino sono finiti 5 generali che ricoprivano ruoli da dirigente al comune di Roma. Erano stati scelti dall'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta ed erano stati confermati da Lorenzo Guerini per risolvere i problemi più spinosi della capitale. Con varie competenze erano stati impegnati nel contrasto alla pandemia o nella realizzazione di progetti importanti per la vita della città, con un costo molto contenuto per il Campidoglio, 1.000 euro al mese ciascuno. Adesso però le cose sono cambiate e ai generali è stato ordinato il dietro front. La nuova giunta, targata Roberto Gualtieri, li ha di fatto defenestrati, qualcuno per limiti d'età, qualcun altro con motivi difficilmente comprensibili, anche perché al loro posto saranno assunti funzionari civili che costeranno molto di più, in media 140.000 euro l'anno. L'ultimo ad essere mandato via, il generale Fernando Falco, che tra l'altro stava cercando di risolvere, ed era a buon punto, il problema dei cinghiali che vagano indisturbati per le strade della capitale come se fossero in aperta campagna, creando non pochi disagi ai cittadini. La defenestrazione dei militari ha sollevato un polverone e c'è già chi grida al danno erariale. L'ennesimo caso per il mio sindaco, già duramente criticato per la valanga di collaboratori assunti, circa un'ottantina nel suo staff, con un costo da capogiro stimato, secondo fonti di stampa, in 20 milioni di euro in 5 anni. Nel frattempo il Campidoglio ha bocciato la proposta avanzata dall'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma, di utilizzare personale dell'esercito alla guida dei bus per sostituire chi è malato o in quarantena. E allora, Piero Sansonetti, come la mettiamo? Sostituiamo i generali con i civili e però ci rimettiamo dal punto di vista delle spese, e Gualtieri finisce nella bufera perché sembra abbia già uno staff camaleontico e pantagruelico soprattutto. Sara non lo poteva vedere, io invece Gualtieri lo posso criticare liberamente, anche se mi sta piuttosto simpatico, però se le cose stanno così forse sta un po' esagerando nella definizione dello staff. Qui bisogna più che migliorare lo staff, bisogna migliorare gli interventi, perché Roma, quanti mesi sono passati? Sono passati parecchi mesi dall'elezione dei quartieri. Da cittadino romano che Roma la conosce, devo dire, non si vedono grandi effetti. Eppure il predecessore non è che fosse grande sindaco, insomma era ingegneraggi, da tutti vituperata, soprattutto da me, quindi ho sempre parlato malissimo, e invece qui però non si vedono i risultati, bisogna che i quartieri si muovano. Ora, se c'ha dei geni, ha trovato 5 geni che ripaga anche 140.000 euro, però sono 5 geni che ci risolveranno il problema dei cinghiali, il problema degli autobus che bruciano, il problema degli autobus che non ci sono, il problema dell'ATA che ha poco personale, il problema delle strade che sono tutte dissestate, il problema della spazzatura che ha coperto la città. Io dico, soldi ben spesi. Se le cose continuano come stanno andando, e che francamente non si vede nessuna differenza con l'amministrazione precedente, allora ci tenevamo la Raggi. Faremo a vedere, noi continueremo a monitorare la situazione a Roma e ovviamente non solo a Roma. Per il momento grazie al direttore dell'Informista. Buona serata Piero Sansonetti, ci vediamo presto. La serata ovviamente su Rete 4.